E salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina. Io sono Zinghi91 e sono il cuoco folle. Oggi voglio proporvi una ricetta dietetica e dai sapori invernali: la pasta con il cavolfiore. Ed ora introduciamo gli ingredienti. Per 4 commensali gli ingredienti sono i seguenti. Iniziamo da 300 g di pasta corta liscia, 400 g di cavolfiore pulito, sciacquato, tagliato a pezzettoni, 3 cucchiai di pan grattato, uno spicchio d'aglio tritato finemente, del peperoncino quanto basta, del sale quanto basta e infine olio extravergine d'oliva. Versiamo giusto un cucchiaio d'olio e facciamo scaldare. Quando l'olio nella casseruola è ben caldo, noi aggiungiamo l'aglio e lo facciamo soffriggere. Mentre l'aglio sta imbiondendo, noi aggiungiamo il cavolfiore. Dopo aver fatto insaporire il cavolfiore, aggiungiamo l'acqua e copriamo a filo. Chiudiamo con un coperchio e facciamo cuocere a fiamma media. Nel frattempo che il cavolfiore sta cuocendo, noi in un padellino a parte facciamo tostare il pan grattato. Quando il pan grattato ha raggiunto questa colorazione ruggine, spegnete il fuoco. Una volta che l'acqua è a bollore, noi aggiungiamo il sale. Facciamo cuocere per 30 minuti. Piccolo consiglio furbo: per avere una consistenza più cremosa del cavolfiore, schiacciate con il dorso della cucchiarella il cavolfiore lungo i lati della casseruola. Adesso è il momento di calare la pasta. Mentre la pasta sta cuocendo, aggiungiamo un po' di peperoncino. Allora, durante la cottura ricordatevi, se diventa troppo asciutto aggiungete altra acqua calda. Adesso siamo arrivati alla fine della cottura, dunque aggiungiamo il pan grattato. Pasta e cavolfiore, questo è il risultato finale. Molto bene, direi che è il momento di assaggiare, quindi buon appetito. Piccante al punto giusto, veramente molto buono questo piatto. Provatelo e fatemi sapere come viene. Con questo posso concludere il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete. Ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette, Le ricette del cuoco folle su Amazon, link giù in descrizione. Noi dunque ci vediamo al prossimo video, ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!